Ich danke aber vor allem euch, die ihr hier angetreten seid und die ihr Zeugnis ablegt dafür, dass es nicht der Wille und der Wunsch einiger weniger ist, dieses große volksdeutsche Reich zu begründen, sondern dass es der Wunsch und der Wille des deutschen Volkes selbst ist, als ich einst aus dieser Stadt auszog, trug ich in mir genau dasselbe gläubige Bekenntnis, das mich heute erfüllt. Ermessen Sie meine innere Ergriffenheit. Nach so langen Jahren, dieses gläubige Bekenntnis zur Erfüllung gebracht zu haben. Wenn die Vorsehung mich einst aus dieser Stadt heraus zur Führung des Reiches berief, dann muss sie mir damit einen Auftrag erteilt haben. Und es kann nur ein Auftrag gewesen sein, meine teure Heimat, den Deutschen Reich, wiederzugeben. Vogliamo parlare con il dottor Freud. Siamo autorizzati a confiscare i beni degli ebrei. Voi lo sapete. Per prima cosa, vi pregherei di sedervi. In questa casa, i visitatori non rimangono in piedi. An welchem Tage ihr gerufen werdet? Ich hoffe, es ist kein Ferner. Dann habt ihr einzustehen mit eurem eigenen Bekenntnis. Und ich glaube, dass ich vor dem ganzen anderen deutschen Volk dann mit Stolz auf meine Heimat werde hinweisen können. Es muss dieses Ergebnis dann der Welt beweisen, dass jeder weitere Versuch, dieses Volk zu zerreißen, ein vergeblicher sein wird. So wie ihr dann verpflichtet sein werdet, für diese deutsche Zukunft euren Beitrag zu leisten, so ist ganz Deutschland bereit, auch seinen Beitrag zu leisten. Und es leistet ihn schon am heutigen Tage. Sehen Sie in den deutschen Soldaten, die aus allen Gauen des Reiches in diesen Stunden einmarschieren. Sehen Sie in ihnen opferbereite und opfergewillte Kämpfer für des ganzen großen deutschen Volkes Einheit. Deutschland, Sieg Heil! Io non ho trovato niente. E tu? Soltanto 6.000 scellini. Non è possibile che non ci sia altro. Chissà dove tengono nascosti i soldi, questi sporchi ebrei.
non sarebbe meglio che ci uccidessimo? Perché, figlia mia? Per fare proprio quello che piace a loro. Signore e signori, provo una sensazione nuova e un turbamento nell'accingermi a tenere una conferenza dinanzi a un auditorio attento e curioso, oggi che sono costretto all'esilio dalla mia patria. Suppongo di dovere questo onore soltanto al fatto che il mio nome viene collegato al tema della psicanalisi, ed è quindi di psicanalisi che mi propongo di parlarvi. Tenterò di presentarvi nel modo più conciso possibile una visione d'insieme dell'origine e del successivo sviluppo di questo nuovo metodo di indagine e di cura. Ma se è un merito l'aver dato vita alla psicanalisi, il merito non è mio. Il dottor Breuer era un uomo di intelligenza superiore e aveva 14 anni più di me. Le nostre relazioni erano intime e come amico mi fu di grande aiuto in momenti difficili della mia esistenza. Anna? Che ore sono? Cosa c'è, papà? Che ore sono? Le 9. Tra poco arriverà il mio primo paziente londinese. Mi fa uno strano effetto che tu visiti ancora. E poi, proprio qui a Londra, e non a... Proprio uno strano effetto. Fu lui, Breuer, che mi raccontò nei dettagli e mi lesse i suoi appunti su un caso clinico da lui trattato che mi colpì profondamente e al quale sono tornato a ripensare di continuo nei lunghi e faticosi anni in cui tentavo di avvicinarmi a quella che poi abbiamo chiamato psicanalisi. Berta Pappenheim era il nome della ragazza curata da Breuer. Nel luglio del 1880, il padre di Berta Pappenheim, che ella amava appassionatamente, si ammalò per un ascesso peripleuritico. Durante i primi mesi di questa malattia, Berta si dedicò all'assistenza del malato con tutta l'energia della sua natura e nessuno si meravigliò molto che in tal modo essa a poco deperisse. Nessuno, forse nemmeno la paziente stessa, sapeva che cosa stesse accadendo in lei. Con l'andare del tempo però le sue condizioni di debolezza, di anemia, di ripugnanza per il cibo peggioravano tanto che essa, con suo grandissimo dolore, fu allontanata dal padre che stava assistendo. L'occasione immediata fu una tosse particolarmente intensa per la quale il dottor Breuer fu chiamato per la prima volta a visitarla. Era una tipica tosse nervosa. Presto si delineò un particolare bisogno di riposo nelle ore pomeridiane, a cui si collegavano la sera uno stato simile al sonno e poi una forte eccitazione.
stare vicino a papà. Può avere bisogno. Ma insomma, Berta, il dottor Breuer te l'ha proibito. E io trovo che abbia perfettamente ragione. Ai primi di dicembre si manifestò lo strabismo divergente. L'11 dicembre la paziente fu costretta a letto e vi rimase fino al 1 aprile. In rapida successione si sviluppò tutta una...